questa non è una piadina, si chiama scherpada della Lunigiana. Prepariamo la pasta matta, utilizziamo una farina forte, versiamo l'acqua a temperatura ambiente, pizzico di sale, un filo d'olio. Mescoliamo prima con la forchetta e poi con le mani. E un po' di olio di gomito, ma non troppo. La pasta inizierà a compattarsi quasi subito. Poi ci trasferiamo sul piano di lavoro per finire l'impasto. Ed ecco la nostra pasta matta pronta. La facciamo con pellicola trasparente e la lasciamo riposare almeno mezz'ora, meglio un'ora. Per il ripieno utilizzeremo zucca, io uso la trombetta, ma va bene qualsiasi tipo di zucca, erbette, le bietole, un porro, parmigiano e pane raffermo. Iniziamo a preparare la zucca. La sbucciamo, la tagliamo a cubetti e la mettiamo in un pentolino a bollire con l'acqua. Facciamo bollire la zucca fino a che non è bella morbida. Tagliamo a listarelle le bietole lavate, puliamo il porro, togliamo la parte radicale e lo tagliamo a rondelle sottili. Olio extravergine d'oliva. Facciamo rosolare il porro. Quando è morbido uniamo le bietole, tagliamo, copriamo e lasciamo stufare. Poi scopriamo e lasciamo evaporare bene tutto il liquido. Tagliamo il pane raffermo. Quando la zucca è cotta la scoliamo, ma conserviamo il liquido di cottura con cui andremo ad ammollare il pane. Schiacciamo la zucca con una forchetta. Uniamo le altre verdure rosolate e mescoliamo. Uniamo il pane strizzato, parmigiano e se volete anche un po' di pecorino. Aggiustiamo di sale, pepe e mescoliamo. Guardate che bello questo ripieno. Prendiamo l'impasto, lo dividiamo in quattro parti. Infariniamo un po' la spianatoia, appiattiamo con le mani. Tiriamo la sfoglia un po' con il mattarello e un po' con le mani. Deve diventare piuttosto sottile e è possibilmente rotonda, più o meno rotonda. Deve essere almeno 20 cm di diametro. Tiriamo anche la seconda sfoglia, più o meno grande uguale e sottile uguale. Copriamo con il nostro ripieno e copriamo con l'altra sfoglia. E schiacciamo per far aderire le due sfoglie. Rotella taglia pasta. Questa è la rotella per ravioli che sigilla le due sfoglie, però vi consiglio un ulteriore passaggio. Schiacciate un po' così con una forchetta. Questa è una ricetta della Lunigiana e del Levante Ligure. A seconda dei luoghi cambia un pochino il procedimento e anche il nome. Si chiama scherpada, il nome più famoso, o anche scarpazza o stirpada. Questa è una ricetta antica, antispreco, dove si utilizzavano le verdure che si avevano a disposizione e anche il pane raffermo per non buttare via niente. Come verdure, io ho messo le bietole perché sono più facili da trovare, però in realtà ci vorrebbero i cosiddetti erbi, che sono poi le erbe di campo, quelle del Prebugiù. Andrebbe cotta nel testo dei testaroli, che non ha quasi nessuno, quindi vi consiglio di cuocerla o in padella o nella crepiera. E ne cuociamo una per volta. Vedete, cuoce come una piadina, la lasciamo cuocere circa 3-4 minuti da un lato e poi dall'altro. La giriamo con l'aiuto di un piatto. La scherpada può essere servita come antipasto tagliata a fettine, come spuntino, ma anche come piatto praticamente unico da mangiare per un pranzo veloce, una cena, insomma, è buonissima, ve lo assicuro, provatela. Ottima servita con parmigiano e filo d'olio. Buonissima.